Io non mi stanco mai di leggere San Bernardo. Non so, ha una vivacità, una forza per me che spero di riuscire a comunicare un poco anche a voi. Ancora delle sue meditazioni sull'Avvento. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio e sarà chiamato l'Emmanuele, che significa Dio con noi. Non fuggire, o uomo, perché Dio è con noi. Non temere, non spaventarti all'udire il nome di Dio, perché Dio è con noi. Con noi, in una carne simile alla nostra, con noi, per il nostro bene. È venuto per noi, come uno di noi, simile a noi, capace di soffrire. Vi leggo un commento adesso di Benedetto XVI, a questo testo di San Bernardo. L'uomo ha per Dio un valore così grande da essersi egli stesso fatto uomo, per poter compatire con l'uomo, compatire, soffrire assieme, in modo molto reale, in carne e sangue, come ci viene dimostrato nel racconto della Passione. Da lì in ogni sofferenza umana è entrato uno che condivide la sofferenza e la sopportazione. Da lì si diffonde in ogni sofferenza la consolazione dell'amore partecipe di Dio, e così sorge la stella della speranza. Benedetto XVI ha scritto queste parole proprio pensando ai testi di San Bernardo e in particolare a una frase di San Bernardo, che è obbligatorio che legga in latino, ma ve la traduco subito perché è anche un gioco di parole. Dice San Bernardo: Dio sarà forse impassibile, impassibilis est Deus, sed non incompassibilis. Sarà forse Dio impassibile, ma certamente egli è pieno di compassione.